Buongiorno, benvenuti a tutti alla terza puntata di Meditazioni Bibliche Boschive. Finalmente aprile, la primavera è arrivata, quindi possiamo andare in giro per il bosco a fare una passeggiata e vedere cosa riusciamo a scoprire, perché questa volta parleremo di frutti, come riconoscere un albero dai propri frutti. La Bibbia ne parla di questo ed è molto interessante. Ma adesso venite con me, ci facciamo un giretto nel bosco, vi faccio vedere un paio di cose e poi partiamo con la nostra meditazione. E qua ci sono un sacco di alberi. Alberi secolari, ma il problema è che gli alberi sono tutti spogli. Quindi come facciamo a capire di che albero si tratta? Non è così facile capirlo. Non c'è una foglia, non c'è niente. Ma noi facciamo così. Andiamo a vedere per terra dell'albero. Cosa troviamo a terra dell'albero? Questa penso che tutti la riconoscete. Anche questa qua. E questi? Eccoli qua, questo è proprio facile. È un riccio. E questo è una bella castagna. Quindi riusciamo a riconoscere che tipo di albero si tratta. Questo albero è un castagno. Qualche albero sta già ricominciando a mettere le foglie. Ma se non siete degli esperti, non è molto facile capire di che foglie si tratta. Andiamo giù. Andiamo a vedere la base di questo albero. Questa è una cosa che riconoscono un po' tutti, perché ci fanno anche la crema spalmabile, è buona. Le nocciole, vabbè, queste sono vuote dell'anno precedente, però riusciamo a dedurre dai frutti che quest'albero, fatto un po' a cespuglio, fa parte di un allevamento di noccioli. Perché? Perché abbiamo visto i frutti, no? Oh, eccoci tornati dal bosco e abbiamo visto determinati alberi. Abbiamo visto un nocciolo e abbiamo trovato le nocciole. Abbiamo visto un castagno e abbiamo trovato le castagne. Il discorso è che molte volte quando si parla di chiese evangeliche, quando si parla di pastori evangelici o credenti evangelici, non si sa mai bene di che cosa si sta parlando. Noi vogliamo fare un po' di chiarezza, e soprattutto in questo caso sarò io a fare un po' di chiarezza su come riconoscere una setta, come riconoscere una vera chiesa cristiana. Le persone si possono riconoscere dai frutti, cioè dagli atti che loro compiono, come si comportano ogni giorno. E questo ci aiuterà a capire. Oggi leggerò un piccolo brano. Allora, Matteo 7:6. Li riconoscerete dai loro frutti? Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo fare frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Li riconoscerete dunque dai loro frutti. Questa è una cosa molto interessante. La Bibbia dice che molte persone possono spacciarsi per quello che non sono. Così anche delle sette possono spacciarsi per quello che non sono, ma dai loro atti, soprattutto nel privato, quando si pensa che nessuno li veda, lì possiamo capire da come si comportano se sono dei credenti o non sono dei credenti. Può sembrare un discorso di buonismo, dire ma sì, io sono buono, non faccio male a nessuno, però non è proprio così, perché l'uomo, e lo vediamo sui giornali, dappertutto, ma era così tanto un bravo ragazzo, chissà perché ha fatto quello. L'uomo, fondamentalmente, non è buono. Bene o male, per quanto cerca di avere una maschera da persona buona, in realtà i frutti che produce, nel privato, nel nascosto, nel momento di rabbia, non sono mai frutti buoni. E qui, noi evangelici, ma come tutta la cristianità, siamo convinti che nel momento in cui Dio ci convince che noi abbiamo peccato e dobbiamo tornare a Lui, quindi facciamo pace con Dio, riceviamo lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo è quello che ci modifica
e ci suggerisce come comportarci. Quindi anche quando nessuno mi vede, io mi comporto bene, faccio buoni frutti. Quando nessuno mi vede, e beh, io lavoro lo stesso bene, anche se il capo non mi vede. Studio, anche se la maestra non mi vede. Aiuto una persona, anche se gli altri non mi vedono. Perché? Perché sono stato cambiato all'interno. Infatti, in Galati 5,22 è scritto: il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, cosa che non è ultimamente molto di moda, mansuetudine, un'altra cosa che non è assolutamente di moda, e soprattutto è autocontrollo, cosa che ultimamente non è proprio di moda. Ok, quindi, ricapitolando, dobbiamo vedere tutti questi frutti. Ma quindi, se io ho un amico evangelico che mi ha detto: ma vai in una chiesa, vai a vedere com'è, come ti trovi, ascolti i loro culti, ma come faccio a capire se quella chiesa in cui io ho trovato, magari abito lontano dal mio amico, l'ho trovata su internet, ho cercato chiese evangeliche, come faccio a sapere se è una chiesa vera o è una setta? E beh, non c'è nessun controllo, come faccio a saperlo? Primo, i frutti che abbiamo detto è già un buon modo di capire. Seconda cosa, le sette. Cosa sono le sette? La setta, per intendere setta, è un nucleo molto chiuso. È un nucleo dove quando entri, il leader ha un potere assoluto sulle persone lì. Guardate le persone che frequentano quell'assemblea, di quel pastore. Sono spaventate? Intimorite? Hanno paura a parlare ed esprimersi? C'è già qualcosa che non funziona. Non c'è la libertà, non c'è l'autocontrollo, non c'è la bontà e la mansuetudine. C'è qualcosa che non funziona. Magari voi entrate, all'inizio sembra buono, e poi volete uscire perché qualcosa non vi convince. E lì vi fanno terra bruciata intorno. Vi odiano, vi allontanano, oppure siete dentro e dicono: lascia stare i tuoi parenti, non parlarci più, quelli non sono del nostro gruppo, lasciali. E qui c'è qualcosa ancora che non funziona. Perché Gesù non ha mai detto di lasciare andare tutti quanti e mettersi dentro una chiesa. Ma anzi, se voi vi ritrovate con qualcuno che vi fa manipolazione mentale, con qualcuno che vi dice: no, dovete pensarla per forza così, assolutamente, se non siete fuori, lasciate tutti i vostri amici, tutte le vostre familiari, 90% o quello è malato di mente o è una setta. Quindi questi piccoli accorgimenti cercate di capirli. Alla fine di questo video spero che abbiate un'idea un po' più chiara di chi sono gli evangelici, e voglio lasciarvi solo più con un versetto. Giovanni 3,16: perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Io adesso ti voglio salutare. Non so se tu sei un credente o non credente, ti abbiano girato questo video o fai parte di qualche chiesa, ma ti voglio solo dire: vale la pena, come ti impegni per il lavoro, per lo studio, per qualcosa, impegnarsi un attimo a cercare di capire chi è Dio, chi è suo figlio e cosa ha fatto per noi. Perché questo è quello che importa di tutta la nostra vita: trovare uno scopo della nostra esistenza. Ora, da queste splendide montagne, io vi saluto. Se vuoi chiedermi qualcosa, troverai l'indirizzo email dentro questo sito. Magari dici: voglio provare a vedere una chiesa, vedere come funziona. Bene, scrivimi. Io magari tramite qualche amico posso consigliarti nella tua zona la chiesa più vicina, o se sei qua nella zona di Pinerolese ti posso indicare dove siamo noi. Ma vale la pena veramente perderci del tempo. Un caro saluto e spero che ti piaccia. Magari iscriviti a questo canale, magari metti un mi piace o attiva la campanella, fai come vuoi. È bello di essere un montanaro che ti lascio la libertà di fare quello che vuoi. Non ti obbligo a fare niente. Se vuoi, segui questo canale, magari ci saranno altre informazioni che ti interesseranno. Ok? Un saluto caro
e alla prossima puntata.